Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio parlare con voi di 5 segreti che stanno per arrivare, che sono stati scoperti, che ci sono già su Fortnite relativi a questi pochissimi giorni prima dell'arrivo del Fortnitemers, quindi l'evento di Halloween. Vedremo ragazzi alcuni file recuperati nel codice sorgente che sono relativi proprio al cubo, quindi all'evento del cubo, quello che praticamente oramai quasi ogni sera si modifica e ci fa vedere appunto qualcosa extra. Parleremo anche di una nuova truppa che sta per arrivare e ovviamente vedremo qualche curiosità extra sui nuovi teaser che stanno rilasciando ogni sera quelli di Epic Games. Vi ricordo ragazzoni che se vi piace questo video non vi dimenticate di lasciare un bel like e soprattutto di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento su Fortnite. Ma ragazzoni, la domanda che vi voglio fare oggi è molto molto semplice e voglio sapere qui sotto i vostri commenti. Easy, chi preferite, il cavaliere del ragno o l'aracno? Ditemelo ragazzi, ditemelo perché voglio proprio saperlo. Quindi ragazzi, avanti subito dentro così con il primo segreto, il primo punto di vista su quello che è stato scoperto, che sta succedendo, ragazzi, come state vedendo in questo momento al cubo. Ieri sera tutti abbiamo visto come si è alzato in cielo questo fulmine, questo fascio di luce che là in alto ha creato, così di primo acchito sembra una stella molto più luminosa, ma non è assolutamente quello, ragazzi. Se vi ricordate, 2 o 3 giorni fa avevamo fatto un altro video su alcuni degli update che erano stati trovati nei codici sorgenti e veniva fuori una chiave di registro, non una directory, una chiave di registro, adesso una variabile che si chiamava Perma Rift. Non sapevamo che cosa volesse dire, ma adesso direi che lo abbiamo proprio capito. Questo fulmine viola che, come state vedendo, parte dalla casa e si alza fino in cielo, non è altro, ragazzi, che un nuovo rift permanente, tipo la fenditura dalla quale è nato il cubo. Quindi sta nascendo, si sta formando questo nuovo rift in cielo che molti dicono possa portare, e anche secondo me è una teoria abbastanza interessante, possa portare i goal chissà da dove sulla mappa di Fortnite. Ma ragazzi, non è finita perché se andiamo a vedere nei file di gioco, ragazzi, pronti? Mi tengo, ragazzi! Sbadabam! Guardate che storia! Questi ragazzi sono delle chiavi di registro trovate nelle sottocartelle dei file di gioco e, come vedete, ragazzi, parlano tutte del cubo. Gli americani lo chiamano Kevin, alcuni lo chiamano Dude, quindi quelli di Epic Games lo hanno rinominato Dude. E come vedete, Dude Bro, e come vedete, ragazzi, queste chiavi di registro sono assolutamente chiarissime e fanno vedere come il cubo prestissimo si aprirà, ragazzi. Quindi, se andiamo a guardare alcune delle chiavi dicono Dude Bro Opening. Dude Bro Opening Focus, Dude Bro Opening Pulse Layer. Quindi ragazzi, è lecito e chiarissimo pensare che prestissimo, secondo me, o addirittura per l'evento di Halloween, quindi non sappiamo in realtà se inizierà il 26 o se inizierà
invece un pochettino più tardi ci potrà essere il cubo che si aprirà, quindi staremo ovviamente a vedere quello che succede. Ma non fermiamoci, ragazzi, non fermiamoci, andiamo avanti vedendo qualcosa di veramente veramente incredibile, ragazzi. Siete pronti? Siete pronti? Sdada! Guardate che cosa è stato recuperato nei file di gioco, ragazzi. Yes! Questo, ragazzi, è la versione maschile della Gold Trooper ed è un'immagine che è stata appunto recuperata da qualcuno proprio dentro al gioco. Quindi, ragazzi, in esclusiva mondiale, quella che state vedendo potrebbe essere davvero la versione maschile della Gold Trooper che potrebbe arrivare. Allora, io sono molto indeciso se o arriva come si dice, o arriva per le sfide di Halloween, quindi per dire tu compi le sfide e loro ti fanno come regalo la Gold Trooper. Sarebbe un po' esagerato, sarebbe, ma ci potrebbe anche stare. O altrimenti sarà semplicemente acquistabile nello shop. Non sappiamo, ragazzi, se una delle due cose ci ho preso, ci ho azzeccato, ma c'è da dire che è veramente veramente tanta roba. Ho anche un'altra immagine di questa Gold Trooper, eccola qua, ragazzi. Quindi, come vedete già dalle immagini che vi ho appena mostrato, ho tolto i nomi dei player perché non mi piaceva dare far vedere, magari, sai, potrebbe succedere, potrebbero esserci delle ripercussioni da parte di Epic Games, non si sa mai, quindi meglio rimanere nell'anonimato. È una skin che è stata proprio trovata e, come vedete, è in lobby di gioco. Quindi, ragazzi, la skin è assolutamente super super ufficiale. Io mi azzardo già a dire che potrebbe essere quasi confermata. Non sappiamo quando arriverà, ma è veramente una grande figata. E andiamo avanti, ragazzi, non fermandoci, vedendo un'altra cosa interessantissima che da ieri sera è apparsa sulle nostre notizie di Fortnite. Sto parlando, ragazzi, della nuova location che in questo momento è dedicata a Save the World, quindi è una notizia che viene fuori se apri Salva il Mondo. Ma come sappiamo, come ci hanno abituato a vedere quelli di Epic Games, è molto molto probabile che quando qualcosa viene rilasciata su Save the World, magari con qualche differenza, ma poi viene anche rilasciata su Battle Royale. Quindi, ragazzi, è lecito pensare che potrebbero arrivare, come avevamo già accennato nel video di ieri, delle location o una location dedicata ad Halloween. E potrebbe essere questa, come state vedendo, è allucinante, perché stiamo parlando qua, ragazzi, di un edificio enorme. Sembra quasi una versione un pochettino rivisitata dei passatempi pomposi, del, mi dà un po' l'idea del country club. Ma se facessero, ragazzi, come hanno fatto per il capodanno cinese, quindi delle mini location con dentro il loot, secondo me ci starebbe davvero alla grande. E andiamo avanti, ragazzi, vedendo un'altra grandissima figata. Come vedete, ragazzi, questi sono i due teaser che sono stati rilasciati in questi giorni durante la sera sulla pagina ufficiale di Twitter di Fortnite. Come vedete, ragazzi, allora qualcuno dice che i due teaser si possono unire. Non ne sono convinto, io li ho avvicinati per farveli vedere vicini e ho provato ad unire i due fulmini che vedete proprio nella parte centrale. C'è da dire, ragazzi, che si sta collegando tutto e c'è anche da dire che secondo me rilasceranno altri due teaser. Se così fosse, potrebbe iniziare il Fortnite Nightmare giovedì 25 e avrebbe senso.
perché giovedì di solito ci sono le patch e, come sappiamo, anche durante le season di solito lasciano 3 o 4 teaser per dare un pochettino più di desiderio ai giocatori. Quindi, ragazzi, abbiamo visto la skin che è quasi palesemente un goal maschile. Io non mi concentrerei troppo a vedere chi ha il cappello da cowboy. Secondo me, cioè, molte volte ti mettono le cose per depistarti. E come vedete, ragazzi, ci sono delle catene intorno al cubo, ragazzi. Quindi sicuramente è tutto collegato. Quello che sappiamo, ragazzi, è che questo mega evento, questo mega Fortnightmare, sarà un qualcosa di incredibile. E ovviamente siamo tutti pronti ad accoglierlo, a vivercelo e a ottenere tutti i bonus che porterà con sé. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, per aver guardato questo video. Mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto e di non dimenticare di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Noi ci vediamo in live. Ciao!